Quindi diciamo, ho apprezzato le reazioni introduttive e cerco di, stando nei tempi, capisco essere stringenti, cerco di fare qualche commento sia sugli aspetti principali toccati nelle relazioni. E quindi il codice, quello che si può, per quanto riguarda il codice europeo, quello che si può dire, diciamo, alla conclusione dell'iter di approvazione è che appunto il codice europeo nasce, è nato con grandi ambizioni quando è stata, diciamo, presentata la prima proposta dalla Commissione settembre 2016 addirittura, cioè per introdurre una serie di strumenti innovativi dal punto di vista normativo e regolamentare per promuovere gli investimenti nelle reti NGA e anche le reti 5G, perché nell'ambizione della Commissione, poi si è persa, diciamo, questa parte, però nelle ambizioni iniziali c'era anche una parte molto più innovativa per quanto riguarda i meccanismi di accesso alle frequenze, ai diritti d'uso, per cercare di armonizzare una maggiore armonizzazione a livello europeo, che poi non ha trovato il favore degli Stati membri, e quindi diciamo, le parti più innovative poi riguardano essenzialmente le reti fisse e i servizi. E qual era forse se ne è parlato un po' meno, qual era, diciamo, qual erano gli obiettivi che si poneva la Commissione con questo intervento normativo? Sono quelli di favorire e, diciamo, il raggiungimento dei target 2025 della Gigabit Society. Spesso, diciamo, se ne parla, si parla ancora di agenda digitale, che era, diciamo, la comunicazione 2010, che è entrata ormai a far parte del lessico dei, diciamo, degli addetti ai lavori, e che quindi, diciamo, gode di un diritto di preemption. Ormai dovremmo parlare solo di Gigabit Society, perché che fissa, diciamo, dei target molto più ambiziosi, quindi raggiungere una copertura che passa del 100% della popolazione, che passa da 30 megabit al secondo a 100 megabit al secondo, quindi entro il 2025, e assicurare addirittura almeno un giga a tutti quelli che la Commissione chiama i motori socio-economici, quindi anche le università, i distretti industriali, cioè la pubblica amministrazione, e Gigabit Society Communication, che era affiancata dal famoso, diciamo, forse meno noto Action Plan 5G, che fissava tutta una serie di obiettivi sfidanti su cui l'Italia, diciamo, diciamo, come tradizione sul mobile, forse maggiormente che sul fisso, almeno per una certa fase. E su quei target, su cui l'Italia, diciamo, è già, diciamo, abbastanza avanti, perché gli obiettivi sul mobile erano quelli di lanciare il servizio almeno in una delle città principali entro il 2020, e noi sappiamo, cioè abbiamo già sperimentazioni con tutti gli altri principali operatori a Milano, Prato, L'Aquila, Bari, Matera. E ormai è noto, diciamo, che molti operatori si stanno attrezzando per lanciare il servizio entro quest'anno, entro il prossimo anno, e coprire poi entro il 2025 tutte le principali città e tutte le principali direttrici di traffico. Quindi questi ambiziosi obiettivi dovevano essere favoriti dal nuovo codice regolamentare, che quindi nasceva con l'obiettivo di stravolgere in modo significativo, diciamo, il complesso normativo che era costituito dalle quattro direttive che restavano in vigore fino a dicembre 2020. Quindi si passa da quattro direttive, che erano framework, accesso, interconnessione, servizio universale, autorizzazioni, a questo corpus omnicomprensivo di norme che le raggruppa. E come spesso accade, però, diciamo, mi dispiace dirlo, in una università europea, come spesso accade, poi l'Europa ha dei tempi che sono piuttosto lunghi. Quindi dalla prima proposta della Commissione, che è del 2016, si è arrivati all'approvazione a dicembre 2018, che è un tempo poi neanche troppo lungo per quanto riguarda la Commissione.
e al recepimento negli Stati membri che arriverà entro dicembre 2020, quindi diciamo si concretizzerà questa trasformazione regolamentare, si concretizzerà 4 anni dopo essere stata, diciamo, concepita, immaginata nelle stanze di Bruxelles e in un settore in cui l'innovazione tecnologica, la competizione di mercato ha dei tempi, diciamo, una velocità molto più rapida, e considerando poi che i momenti principali in cui i momenti principali in cui poi i singoli stati membri, le autorità prendono le decisioni chiave per il settore sono le analisi di mercato che si tengono ogni 3-5 anni, diciamo un paese che ha già fatto un'analisi di mercato in questo, per esempio come l'Italia, in questo periodo l'ha fatta qualche anno fa, rischia di poter applicare per la prima volta il nuovo codice nel 2022 e nel 2023. Quindi diciamo l'onere poi di cercare di andare oltre i tempi della normativa sta nelle autorità. Adesso il commissario ci ha lasciato, però sta poi anche nella capacità innovativa delle autorità del singolo paese. E quali sono, diciamo, gli aspetti regolamentari più innovativi del codice che dovrebbe essere finalizzati a definire una regolamentazione più pro investimenti? Si parla spesso, anche nel titolo me ne è citato uno solo, che è il modello Whistle Only, quindi quello che prevede, anche perché poi diciamo noi siamo il paese europeo probabilmente che diciamo, ha l'esperienza più ampia, più estesa, diciamo, da questo punto di vista, che prevede una riduzione degli oneri regolamentari a carico di un soggetto che, diciamo, in favore più che a carico di un soggetto che non sia verticalmente integrato, quindi che agendo soltanto sul settore dei prodotti all'ingrosso, prodotti wholesale, diciamo, non ha diciamo, incentivi, non crea rischi di comportamenti discriminatori a livello retail e quindi può godere di uno scenario regolamentare più favorevole, che prevede essenzialmente l'eliminazione dell'orientamento al costo per i servizi di accesso e in alcuni casi anche, diciamo, l'abrogazione di alcune tipologie di accesso alle infrastrutture civili e ai servizi passivi che invece sono tradizionalmente applicati in capo agli operatori verticalmente integrati. Gli altri due modelli di cui si parla meno e in cui invece il codice dedica diciamo, particolare un ampio spazio sono la regolamentazione simmetrica, cioè il coinvestimento. Regolamentazione simmetrica riguarda il caso, diciamo, un tipo di remedies, di obblighi che quindi non si applicano soltanto agli operatori che hanno uno status di significativo potere di mercato e che quindi sono i destinatari della regolamentazione ex ante, ma prevede la possibilità di applicare questi obblighi in capo a tutti i soggetti che abbiano il controllo di infrastrutture che sono difficilmente duplicabili, sia dal punto di vista tecnico che economico, quindi sono 0, prima 5 poi 0. Sia dal punto di vista tecnico che economico. E il terzo modello è quello del coinvestimento, ho finito, che è quello del coinvestimento, cioè che prevede una semplificazione regolamentare analogo, addirittura più accentuata di quella prevista per gli operatori wholesale only, per quei soggetti che realizzino in coinvestimento, cioè condividano lo sviluppo di un'infrastruttura e quindi creino le condizioni per aborigine ex ante per avere una competizione infrastrutturata tra due reti parallele. E se posso due commenti sul servizio universale, no. Ma se servizio universale, diciamo, è un'altra, diciamo, un'altra parte particolarmente interessante del codice. Molto brevemente, ha fatto notare l'avvocato Giarda come sia il meccanismo di finanziamento che si basa sui sussidi interni al settore, che si basa su formule particolarmente complesse che poi sono state quelle del costo netto, che poi sono state applicate soltanto in Italia, in Francia e Spagna, proprio probabilmente anche
a causa della farraginosità e della complessità del metodo, purtroppo diciamo, permane anche nel nuovo codice, mentre all'inizio c'era una spinta maggiore verso la scelta del finanziamento pubblico. Poi, come spesso succede, si è tornati indietro e si è preferito lo status quo per i meccanismi di comprensione. Però diciamo, adesso lo dico anche come da soggetto che in tutti questi anni è stato incaricato del servizio universale, anche se poi l'autorità avrebbe già nel vecchio quadro avrebbe potuto individuare altri soggetti incaricati del servizio universale. Quindi secondo me nel futuro, vista la complessità e l'enorme contenzioso, poi come sa bene l'avvocato, che crea questo meccanismo, addirittura diciamo, c'è litigation su decisioni che riguardano il servizio universale di 20 anni fa, nel 99-2003, quindi diciamo, nell'applicazione del nuovo codice sarebbe auspicabile restringere il più possibile il tipo di oneri asimmetrici in capo al singolo operatore incaricato. In questo il codice ha un'apertura perché cerca di limitare gli obblighi di servizio universale alla cosiddetta affordability, cioè garantire l'accessibilità a condizioni di prezzo all'utente finale, lasciando la possibilità all'autorità di imporlo in modo simmetrico su tutti gli operatori, dopodiché diventa una scelta del singolo cliente a quale operatore rivolgersi, e quindi vedete, o poi si lascia in carico ai singoli operatori la copertura di questo onere, oppure si introduce un meccanismo pubblico come voucher o altro. Sono andato velocissimo, mi fermo qua. Grazie.